Una struttura che assicura cure, aiuto e ascolto a tantissime persone fragili. Un punto di riferimento per le famiglie che vivono il dramma delle malattie e dei disagi psichici dei loro cari. Una realtà con la quale la Regione Lazio riesce a dare servizi qualificati alle persone. Una comunità professionale altamente specializzata. Tutto questo è Colle Cesarano, centro polivalente per l'assistenza psichiatrica, fatto letteralmente rinascere dallo stato di fallimento grazie alla società Geres, che ha trasformato una situazione di sfascio e di degrado in una struttura modello per la sanità del Lazio. Eppure da anni Colle Cesarano è attaccata in modo sistematico, mediaticamente e politicamente, con argomenti e accuse che offendono la realtà dei fatti. Un tentativo sistematico di infangare a chissà quali scopi il lavoro di 165 tra medici, specialisti e addetti al servizio di 800 pazienti ricoverati ogni anno, che confermano indici di assistenza eccellenti, come confermano anche i questionari distribuiti alle loro famiglie. Così, mentre dentro Colle Cesarano si lavora ogni giorno con pazienti delicati ai quali servono sostegno, stimoli e protezione, fuori si cerca lo scandalo. A provarci sono i politici rampanti e alcuni media, per lo più locali, che da anni provano a screditare Colle Cesarano in ogni modo, ma senza il rispetto delle più elementari regole di correttezza e deontologia. Non è però un media locale la trasmissione di inchiesta di Rai 3 Presa Diretta, che pur avendo avuto piena collaborazione ed ogni documento o informazione necessari a fare chiarezza, ha preferito seguire una tesi precostituita. La tesi della clinica Lager, facendo da cassa di risonanza a chi cerca di fare scandalo. A partire dal caso più doloroso, come la morte nel 2010 del signor Candido Saporetti, che apre la puntata di Presa Diretta. Una vicenda molto triste e nello stesso tempo una fatalità eccezionale, raccontata 7 anni dopo, solo con la chiave emotiva, la più facile per scatenare indignazione. Il servizio infatti non dà conto delle circostanze né della sentenza di archiviazione del Tribunale di Tivoli, né della condanna per estorsione ai danni della Geres da parte dell'ex responsabile della sala mortuaria, poi ristrutturata. Presa Diretta, invece, ha puntato sulla sofferenza dei familiari di Candido Saporetti, usando un dolore che non passerà mai. Il signor Saporetti era veramente una persona particolarmente dolce, particolarmente simpatica. Abbiamo più volte incontrato i familiari che, insomma, sono sempre stati molto presenti, molto attenti alle esigenze del paziente. Il fatto di non aver poi potuto manifestare come si sarebbe dovuto fare il nostro rammarico, il nostro cordoglio rispetto al loro dolore, ci è veramente dispiaciuto. Quel giorno erano presenti 2 medici che sono prontamente intervenuti, hanno fatto tutto quello che dovevano per tentare di salvarlo. Un morto ogni 50 giorni a Colle Cesarano. È un dato shock quello riferito da Presa Diretta, citando un'interrogazione dei radicali del 2011, non verificata nel servizio e che prefigura chissà quale orrore dentro la struttura. Beh, quelli erano dati assolutamente inesatti, diciamo. Abbiamo fatto uno studio sulla mortalità di questa struttura ed è una mortalità estremamente più bassa, non solo della mortalità generale in Italia, ma anche della mortalità del paziente psichiatrico istituzionalizzato, che è quasi il 50% più alta della mortalità generale. Qui noi abbiamo una mortalità che è del 0,2-0,3%, mentre dovrebbe essere circa del 20%. Quindi quelli sono dati assolutamente non esatti, non veri, e non so da quale fonte sono stati raccolti, anche perché i dati sui decessi sono dati molto, abbiamo un registro, quindi molto facilmente riscontrabili. Dati facilmente riscontrabili, ma che nessun giornalista ha richiesto. Così come nessuno ha pensato di interpellare chi quella struttura la vive ogni giorno, i pazienti e i loro familiari. Mia sorella è malata di schizofrenia da quando aveva 16 anni, adesso ne ha 40 e praticamente dopo aver girato tante strutture, questo è il posto più bello e funzionale che noi abbiamo incontrato in questo percorso. Mia sorella, Maria Grazia, qui è serena, cioè sorride, mi chiama al telefono e mi riferisce le battute che gli fanno gli operatori e di nuovo, mentre lei me le racconta al telefono, ride nuovamente. E per me questa è una soddisfazione, una serenità mai incontrata, che mi fa stare bene, che fa stare bene lei e gli operatori che sono qui, i medici, gli infermieri, tutti quanti hanno un modo di porsi allegro, sereno, gentile, e questa loro gentilezza viene assorbita da Maria Grazia, che la trasferisce anche a me. Quindi queste cose sono quelle che ci vorrebbero per ogni paziente.
Io sono Cristian, ho 42 anni e sono 9 mesi che sono qui a Colle Cesarano. Io mi trovo bene qua, anche con l'assistenza, perché mi sento protetto. Il rapporto con il personale è ottimo, sono sempre presenti e non dicono mai di no, insomma. Quello che mi piace di questo posto è che mi sento tranquillo, passo le mie giornate con amici che ho fatto qui, con la terapia che funziona. Mi chiamo Alessandro, questa è la mia stanza, mi trovo qui a Colle Cesarano. Io soffro di una malattia chiamata schizofrenia, che praticamente porta il paziente a sentire delle voci e a comportamenti, diciamo, non adeguati alla vita regolare della giornata. Stando qua le cose sono andate migliorando, ciò che non è avvenuto quando mi trovavo in altri posti dove magari venivo trascurato, forse anche a causa della mia malattia che mi portava a comportarmi in questo modo. In pochi mesi già mi sento meglio, perché vengo seguito da dei dottori competenti e facciamo anche delle attività ricreative, nonché altre cose a livello di riabilitazione. Una delle cose che mi piace fare è pitturare, perché prima lo facevo come mestiere e adesso qui in questo posto a Colle Cesarano mi venne offerta l'opportunità di rendermi utile facendo questi lavori. E quindi, trovandomi qua, ho trovato un po' di libertà e ho cercato di capire ciò che non andava e ciò che andava bene. Io sono Marco, ho 40 anni, questo è il mio fratello Danilo e mi sono trovato sempre bene qua in questa struttura, però vengo da altre strutture, che in quell'altra da 15 anni che sono ricoverato e adesso ne ho 40, non sono riuscito mai a trovare una cosa migliore di questa clinica. Perché ci sono gli OSS, ci sono le dottoresse, ci sono gli infermieri che mi fanno sentire a mio agio. Mi curano, prendo la terapia regolarmente, ogni giorno, faccio passi da gigante. Quindi mi trovo bene, sono soddisfatto, a breve uscirò e sono felice. Finalmente siamo riusciti a trovare una struttura che lo segue molto più da vicino e in questi 3 anni è riuscito a portare a termine un percorso, insomma, quindi a breve uscirà e andrà in una casa famiglia, un gruppo appartamento, quindi una cosa molto più raccolta. Diciamo che, per quanto mi riguarda, insomma, sono soddisfatto, ecco. Sono loro, solo alcuni, i pazienti con i loro familiari che a Colle Cesarano affidano le loro speranze. Anche loro contribuiscono alla famosa verità e parlano non di lager, ma di un centro ristrutturato con tanto lavoro e tanti investimenti, con nuovi servizi di assistenza, accoglienza e cura, nuove figure professionali e un'etica di rispetto e di vicinanza con i pazienti. Anche così, garantendo un'opera dal volto umano e professionale e un aggiornamento delle figure specialistiche, Colle Cesarano è risorta. Questo rinascimento ha dato però fastidio a qualcuno. Qualcuno dal passato non proprio attendibile e in evidente conflitto di interesse, ma che presa diretta ha scelto come principali fonti di accusa. Un imprenditore fallito, ex proprietario della struttura, e un ex dirigente di Colle Cesarano trasformatasi in sindacalista. Incredibile la vicenda di Aurelio Casati, ultimo proprietario prima della Geres, che fa un colpo di scena. Dopo 13 anni, ammette in televisione che il padre pagava tangenti alla regione per insinuare che anche la Geres faccia lo stesso. Chi gliel'avrebbe detto e perché, presa diretta, non glielo chiede. Ma Casati, che ammette che il padre pagava tangenti il servizio, dà la patente di un testimone attendibile. Non solo, il servizio RAI evita completamente di ricordare le condizioni nelle quali Casati nel 2004 cedette la struttura alla Geres. Non riesco a capire come si possa dar credito all'ingegner Casati, che è una persona che ci ha venduto una società sull'orlo del fallimento, dichiarando che c'erano soltanto dei debiti per 3 milioni di euro, quando l'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Tivoli, perché c'erano dei bilanci così falsi, ha evidenziato un debito di 12 milioni di euro che noi abbiamo dovuto risanare col tempo. Era una struttura completamente fatiscente, come è stato anche dimostrato dalla commissione Crusam, che è una commissione specializzata sulla psichiatria, che ha evidenziato lo stato in cui si trovava la casa di cura ai tempi proprio dell'ingegner Casati. Abbiamo dovuto pagare gli stipendi ai lavoratori, che erano circa 8 mesi che non li percepivano, erano veramente tutti disperati. Ecco, questa è stata la situazione che noi abbiamo trovato quando abbiamo acquisito la Colle Cesarano.
Nel 2003 io lavoravo in questa struttura e siamo stati 8 mesi senza percepire lo stipendio, in una situazione di degrado sia ambientale che assistenziale rispetto ai pazienti. E nel momento in cui è arrivata la gestione Geres sono stati subito ridati gli stipendi per tutti, anche gli 8 mesi in cui non erano stati dati, e si è cominciato da subito un percorso di riorganizzazione dell'assistenza e degli aspetti strutturali. Insomma, quale sia l'interesse che dopo ben 13 anni spinge Aurelio Casati, l'uomo che aveva distrutto Colle Cesarano, a diffondere ombre e sospetti sulla società che invece l'ha risanata, non è dato sapere. Quel che è certo è che le sue insinuazioni vengono prese per buone a prescindere da ogni riscontro e dalle informazioni pur fornite alla trasmissione, per la quale anche l'avvenuto risanamento della struttura è un dettaglio da non rivelare. È da rivelare invece, con immagini sporche, che lasciano immaginare chissà quale malaffare, la presenza di un centro d'accoglienza migranti in una struttura che Colle Cesarano dà in locazione e alla quale fornisce i pasti. Una normalissima pratica aziendale, che però nella ricostruzione giornalistica diventa l'anticamera di losche manovre, suggerite sempre da Aurelio Casati. Che potesse esserci dell'altro, non è venuto in mente a nessuno. I profughi non sono a contatto fisico con i pazienti, ma solo confinanti, diciamo. Quindi non ci sono mai state interazioni tra i due gruppi. E forse io penso che questo pensare che ci siano stati e si vedevano queste figure di immigrati clandestini all'interno della struttura fossero semplicemente degli immigrati ricoverati. Cioè che noi abbiamo anche pazienti ricoverati di origine africana, asiatica, non europei, diciamo. Ancora, presa diretta, non si chiede quali interessi possano motivare un'altra accusatrice instancabile di Colle Cesarano, la dottoressa Lucia Tertibolese. Lei, ex capo del personale della Geres, non muove nessuna contestazione fino al 2010, quando abbraccia l'impegno sindacale, perché per il suo profilo amministrativo rientra nelle procedure di licenziamento collettivo imposte dalla riorganizzazione aziendale. Licenziamenti che potevano in buona parte essere evitati, trovando un accordo con la Regione sulla riqualificazione professionale dei dipendenti. Ma a quell'accordo la Tertibolese, da sindacalista, si oppose. Non abbiamo fatto nessun taglio occupazionale, anzi, abbiamo assunto più personale di quello che ne avevamo precedentemente. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvaguardare i livelli occupazionali proponendo dei corsi di riqualificazione insieme con la Regione Lazio, ma il personale stesso ha preferito adire al Tribunale del Lavoro e farci causa piuttosto che fare i corsi di riqualificazione. Non solo, il Tribunale del Lavoro ha dato ragione alla tesi del Colle Cesarano. È curioso che chi ci accusa per aver fatto il licenziamento è proprio quella persona che ha fatto saltare il tavolo delle trattative in Regione Lazio per la salvaguardia dei posti di lavoro stessi. Non solo, Lucia Tertibolese e Presa Diretta sono andati oltre, gettando ombre sulle stesse procedure istituzionali che hanno portato all'accreditamento della struttura presso la Regione. L'informazione data, ancora una volta, assume la forma di un sospetto. Perché i licenziamenti sarebbero stati compiuti subito dopo l'accreditamento della Regione? Bastava chiederlo. È assurdo che veniamo accusati di aver licenziato, di aver adeguato il personale dopo aver ottenuto l'accreditamento, ma non si tiene conto della importante fase di trasformazione che c'è stata nella neuropsichiatria nella Regione Lazio, che ha comportato un cronoprogramma ben preciso condiviso con la Regione Lazio, per cui era fondamentale che il nuovo assetto di assistenza della psichiatria nel Lazio partisse in maniera omogenea con tutte le strutture. E nelle more di questo cronoprogramma condiviso con la Regione Lazio abbiamo dovuto adeguare il personale e quindi procedere agli licenziamenti ed assumere contemporaneamente il personale con le qualifiche previste dalla nuova normativa. Insomma, per aver rispettato esattamente la legge, Colle Cesarano ha scatenato l'insinuazione peggiore. Che dire allora di Lucia Tertibolese, che dopo il licenziamento ha trovato lavoro nello staff di un parlamentare 5 Stelle, non di uno qualsiasi, quello di Massimo Baroni, cioè proprio lo stesso che nel 2015 la Tertibolese accompagnò a Colle Cesarano in un'ispezione notturna che provocò grande scandalo per la presunta assenza di vigilanza.
Spesso ho sentito dire che questa struttura manca di assistenza, a loro si riferiscono sicuramente soprattutto a un reparto dove c'è un'assistenza H12, ma la parola stessa lo dice, H12 vuol dire che ci sono una tipologia di pazienti abbastanza conservati in quanto hanno bisogno di un'assistenza solo giornaliera e comunque la notte non è che sono lasciati a se stessi, perché se c'è un'emergenza ci sono altri reparti pronti ad intervenire nell'eventualità. Per cui io non capisco come mai si continua a dire che c'è poca assistenza, anzi, per quello che mi riguarda, nonostante i tagli sanitari, l'assistenza che viene prestata in questa struttura non è sufficiente, è molto più che sufficiente, perché noi ci impegniamo su tutti i fronti, a livello umanitario e a livello lavorativo. Ricapitolando, Tertibolese e Baroni hanno scelto per l'ispezione notturna un reparto che rispettava ogni norma, scambiandolo per uno diverso. Un clamoroso falso, al quale né Presa Diretta né un parlamentare della Repubblica, tra l'altro psicologo come Massimo Baroni, ritengono di dare peso, anzi rincarando le accuse nell'intervista a Presa Diretta. Intanto che la verità viene taciuta, però, il clamore è assicurato. Per me che ci metto la faccia in questo lavoro, quello che è accaduto rispetto alle offese, rispetto alle accuse, lo considero estremamente grave. Noi abbiamo sempre chiesto di venirci a vedere, no? Di non parlare per sentito dire, e questo non è mai accaduto. Non abbiamo niente da nascondere, abbiamo i nostri limiti come tutti, cerchiamo spesso di metterci in discussione per vedere come migliorare, però sentiamo di fare un lavoro in cui il paziente è comunque al centro di tutto. I nostri operatori, i nostri medici, i nostri assistenti cercano in tutti i modi di trasmettere continuamente al paziente il senso della dignità, e questo credo che sia assolutamente innegabile. E noi lavoriamo molto sulla sensazione di dare al paziente un ritorno di immagine di normalità, perché adesso, al di là delle diagnosi, al di là delle pillole, i nostri pazienti soffrono molto del concetto proprio di stigma, no? Sono sempre e comunque pazienti psichiatrici, quindi sempre e comunque dei matti. Noi facciamo un lavoro anche sull'immagine fisica, no? Pazienti che vanno a passeggio per Tivoli, che prima venivano additati come i matti di Colle Cesarano. Adesso, da quello che insomma riferiscono i colleghi che organizzano gite, che li portano alle mostre, eccetera, siamo riusciti a far diventare i nostri pazienti trasparenti, cioè nel senso uguali agli altri, nessuno più li addita, nessuno più sorride, e questo per noi è un grande atto terapeutico e anche un regalo che noi abbiamo fatto alla loro dignità. Insomma, tutto è migliorabile e nessuno è perfetto. Ma scatenare una campagna mediatica e politica contro chi ha fatto risorgere una struttura dichiarata fallita e fornisce servizi fondamentali per una platea così delicata come quella dei malati psichiatrici rischia di essere pericoloso. Nell'era della post-verità, dove la diffusione spregiudicata di menzogne e calunnie sta diventando una minaccia per chiunque cerchi di fare semplicemente il proprio lavoro con dignità, c'è bisogno ancora di più di equilibrio e di rispetto. Non si può distruggere in pochi minuti superficiali ciò che è stato costruito con impegno e professionalità e che specialmente serve ai cittadini e alle famiglie, quelli che in ultima istanza rischiano di pagare un'informazione incompleta e tendenziosa. Ora basta, bisogna capire che qui c'è gente che viene curata e gente che lavora con il massimo impegno.